Sindaco, meno di 12 ore l'aggressore è stato catturato, autore di un episodio di violenza efferata nel salotto buono della città. Che cosa si sente di dire? Beh, queste cose ovviamente non devono succedere, però mi sento di dire un grazie, un bravo, un plauso pubblico alle forze dell'ordine, ai carabinieri che sono intervenuti in modo tempestivo, arrestando nel giro di poche ore l'aggressore, e questo è un aspetto importante. A Fano chi si macchia di questi delitti non passa impunito. Ecco, questo deve essere chiaro, perché c'è un sistema di sicurezza, di attenzione, di professionalità e di presenza, anche alcune volte non percepito, ma c'è, delle forze dell'ordine in una collaborazione anche con le istituzioni importanti, e questa è una bella risposta anche per i cittadini. È stato detto nel salotto importante della città, e questo è un altro elemento che non è passato inosservato all'amministrazione, al sindaco, perché nella situazione attuale, con poca luce, anche con cespugli troppo alti, si prestano anche per certe presenze. Non a caso abbiamo già destinato risorse importanti per riqualificare, risistemare tutta quell'area, oltre a renderla molto più bella, ma a renderla anche più sicura, più piacevole, per farla tornare a vivere anche per gustarsela quella zona, quel bel biglietto da visita della città. E questi sono lavori che vorremmo appaltare entro fine anno, entro il 31 dicembre, quindi entro il prossimo mese.